I carabinieri di San Severo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un giovane di 23 anni di San Nicandro Garganico, accusato di essere il responsabile del tentato omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso di un tabaccaio del centro Garganico al termine di un tentativo di rapina. Il tabaccaio, che aveva tentato di opporsi alla rapina, era stato ferito con due colpi di pistola, uno all'addome e uno di striscio al braccio. Secondo le indiscrezioni, ieri pomeriggio, proprio mentre a San Nicandro Garganico si stava svolgendo la manifestazione contro la criminalità, il giovane si è presentato a accompagnato dal suo legale alla caserma dei carabinieri, costituendosi. I militari erano già sulle sue tracce. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di raccogliere una serie di indizi nei confronti del 23enne, già noto alle forze dell'ordine per rapina, detenzione illegale di armi e altri reati contro il patrimonio. Le indagini dei carabinieri, però, sono ancora in corso per identificare il complice del 23enne. Una candidatura destinata a far discutere e infiammare la prossima campagna elettorale. Perché Liberi e Uguali, la neonata formazione a sinistra, distinta e distante dal Partito Democratico, oltre ai big soci fondatori, nomi scontati per gli addetti ai lavori, entrati in rotta di collisione con la galassia renziana, sta pescando a mani basse nella società civile e nel mondo della cultura per presentare liste non semplicemente di bandiera. E in capitanata spicca la proposta fatta a Gianna Fratta, direttrice d'orchestra foggiana, nota a livello internazionale, prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker e il concerto di Natale in Senato, tanto per gradire. Una carriera iniziata sin da giovanissima e cresciuta in maniera esponenziale, senza mai sbagliare un colpo. E l'approdo da un anno sulle pagine e sezioni, non solo culturali dei media, per una relazione sentimentale con una persona che proprio non ti aspetti, il carismatico frontman dei Litfiba e il diablo Piero Pelù. Un'affinità improvvisa che potrebbe diventare anche politica, perché il rocker fiorentino è uno dei più fieri oppositori di Matteo Renzi, dai tempi in cui il rottamatore era presidente della provincia, prima sindaco di Firenze poi. E certamente avvalerebbe la scelta della sua nuova compagna di misurarsi con una platea differente da quella a cui è abituata, ma che rappresenterebbe al tempo stesso una sfida affascinante. Lei si è riservata qualche giorno di riflessione, come confermato anche direttamente a noi di Teleblu, ma la risposta favorevole appare scontata. E se al suo nome dovesse aggiungersi quello della passionaria di Ortanova, Yaya Calvio, praticamente ai saluti finali con il PD, una rappresentanza femminile di così indubbio spessore aggiungerebbe vivacità e garantirebbe elettricità alla campagna elettorale che sta per entrare nel vivo. La sfida all'uninominale nel collegio Lucera, San Severo, Monti Dauni è in via di definizione. A contendersi un posto alla Camera potrebbero essere l'avvocato Guido De Rossi e il sindaco di Apricena Antonio Potenza. Su entrambi manca soltanto l'ufficialità, ma gli aspiranti deputati si starebbero muovendo per riuscire a fare breccia nel cuore dell'elettorato e di un territorio che per ragioni diverse conoscono bene. De Rossi, come ex presidente dell'Ordine degli Avvocati, è ora presidente della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa e ha già battuto l'area del collegio nella campagna referendaria sulla Costituzione per sostenere Renzi, da cui oggi aspetta l'ok per l'avvio della sua campagna elettorale. Dall'altra parte, sul versante Forza Italia, potrebbe essere già pronto Antonio Potenza, che dal suo fortino di Apricena potrebbe insidiare quello che da molti osservatori è considerato uno dei pochi collegi in cui il PD riuscirebbe a spuntarla. Potenza, che ha già tessuto la sua rete durante la conferenza programmatica degli enti locali Rivoluzione Comune, la forza dell'Italia, attrazione forzista, punterebbe sulle relazioni tra i comuni del collegio, anche se su San Severo, con la Pax firmata tra Miglio, Marino e Damone e con i battibecchi continui in casa Lega, ad approfittarne potrebbe essere proprio De Rossi. Riprendiamo il nostro resoconto sull'attività svolta in Parlamento dai nostri rappresentanti eletti nell'ultima legislatura. Oggi analizziamo il lavoro di Colomba Mongiello, eletta nelle liste del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, e se è stata componente della Commissione Agricoltura e della Commissione Parlamentare di Controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, e vicepresidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. In 24.827 votazioni elettroniche nell'Aula ha fatto registrare l'85,30% di presenze, il 13,16% di assenze e l'1,53% di missioni. È stata prima firmataria di 27 disegni di legge, quelli più importanti inerenti disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, l'istituzione a Foggia di una sezione della Corte d'Appello di Bari, disposizioni in materia di gioco d'azzardo per la trasparenza del controllo del mercato dei giochi e la prevenzione e il contrasto della ludopatia, il divieto di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico,
Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto degli illeciti nel settore del lavoro agricolo e norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto del fenomeno del caporalato. Ancora, è stata relatrice di 5 e cofirmataria di altri 128 disegni di legge, 90 gli atti complessivi di cui è stata protagonista tra mozioni, interpellanze, interrogazioni e risposte scritte e orali in commissione nell'Aula e risoluzioni. Infine, è stata prima firmataria di 133 emendamenti e di altri 393 come cofirmataria. La priorità è definire i rapporti tra il Comune di Foggia e l'AMIU. Sono incessanti le interlocuzioni a Palazzo di Città per mettere nero su bianco i servizi e gli importi che regoleranno l'intesa tra i due enti, anche per evitare le ormai note scene dei giorni scorsi, quando Foggia è stata invasa dai rifiuti durante le festività. L'AMIU dovrebbe meglio organizzare il servizio, visto e considerato che ha un sostanzioso importo nel contratto di servizio. Noi dobbiamo considerare che l'AMIU riceve circa un quarto in più di quello che si dava alla fallita amica. Dal 1 aprile 2014, giorno in cui si è suggellato il patto con AMIU Puglia, di cui Foggia è socia con il 30% delle quote, l'accordo è rimasto in piedi soltanto grazie alle proroghe che di fatto non hanno chiarito fino in fondo onori e oneri dell'amministrazione e della società dei rifiuti dopo il fallimento di Amica SPA. Nella città di Foggia il rapporto fra AMIU e il Comune di Foggia purtroppo viene rinnovato quasi di mese in mese. Quindi, diciamo, anche la società di raccolta dei rifiuti ha difficoltà a fare tutta una serie di programmazioni. Dopodiché l'amministrazione comunale ha due esponenti nel consiglio di amministrazione di AMIU, bisognerebbe chiedere anche a loro qual è la vigilanza che fanno proprio sulla gestione di questo contratto, seppur prorogato. Siamo alle battute finali, informano da Palazzo di Città. I contatti per la definizione del contratto di servizio, con sanzioni annesse, si fanno più frequenti. L'ingresso di Foggia in AMIU Puglia costò 6 milioni di euro. Attraverso il conferimento dei beni immobili, come la palazzina uffici di Via Miranda, l'impianto di multiselezione e le palazzine dell'ex società Amica, che complessivamente gli uffici comunali stimarono in 8 milioni e 200 mila euro. A rischio la sovrintendenza di Foggia. Dall'inizio del nuovo anno, i dipendenti della Sovrintendenza Archeologie, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e della BAT vagano senza sede. Quello che vedete è l'ufficio in via De Nittis. Il comune di Foggia non ha rinnovato il contratto di affitto e i dipendenti sono dislocati tra i vari uffici in via Alvarez e piazza Federico II, in appoggio provvisorio presso gli uffici del Genio Civile di Foggia. Ma sono in arrivo circa altri 60 funzionari e se la questione non dovesse risolversi in tempi brevi, la stessa permanenza della sede a Foggia, lo ricordiamo, una delle tre sovrintendenze ai beni culturali della Puglia, potrebbe essere a rischio. Sarebbe l'ennesima occasione persa per un territorio che dovrebbe puntare il proprio sviluppo economico anche sulla immensa ricchezza archeologica che possiede. Andrebbe inoltre a vanificare il lavoro di quanti si sono spesi per portare a Foggia un presidio raggiunto dopo anni di battaglie. E mentre dalla provincia fanno a gara per offrire spazio alla sovrintendenza, le istituzioni locali sembrano essere sorde a un richiamo tanto importante. La questione è dolorosa, devo dire, perché fin dall'inizio dell'istituzione la soprintendenza di Foggia, che non ha antenati, è la prima volta che c'è una sede di soprintendenza a Foggia. Il problema è stato che ho trovato tanti piccoli uffici sparsi per la città e siamo tuttora in queste condizioni. Recentemente abbiamo dovuto lasciare la sede, diciamo, storica del nucleo operativo archeologico. Il comune pagava l'affitto, ma ora il comune di Foggia non può più pagarlo. Io attendo altri funzionari provenienti dai concorsi e quando arriveranno non so bene dove metterli, come non so bene dove mettere tutto il patrimonio archeologico che ho. Quindi sono un po' in gravi ambasce, devo dire. Hanno fatto a gara dalla provincia per offrirvi una sede, ma da Foggia, città, nessuno si è fatto avanti. No, ma già il comune di Foggia, a una mia formale richiesta, aveva formalmente risposto che non aveva spazi. Lo stesso vale per la provincia. L'unica nostra speranza è che i fondi della legge di stabilità, nel nuovo triennio 2018-2020, conservino quei 2 milioni di euro che a noi servono per sistemare il piano nobile di Palazzo Filiasi, che è quello, la nostra sede.
A Lucera non si morirà pagando le tasse. È il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale del centro foggiano, guidata dal sindaco Antonio Tutolo, che dal 1 gennaio di quest'anno ha abolito le tasse locali per quelle famiglie che abbiano almeno un ultracentenario. Fino ad ora, ha commentato il sindaco di Lucera al TG Blu, le tasse, come la morte, era l'unica cosa certa ed erano a tempo indeterminato. Da noi invece le tasse locali sono diventate a tempo determinato. Saranno una dozzina le famiglie lucerine che beneficeranno dell'agevolazione fiscale. Per le casse comunali non sarà una grossa perdita, poiché il beneficio costerà meno di 17.000 euro. Ma nel centro foggiano quella dell'abolizione delle tasse locali per gli ultracentenari non è l'unica agevolazione fiscale. Da qualche tempo i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono aprire una nuova attività non pagano la Tari per 10 anni. Chi vuole aprire per esempio una pizzeria risparmierà così in 10 anni circa 25.000 euro. E non è poco. Incentivi anche chi vuole investire nel centro federiciano. Per ogni azienda che apre a Lucera e che assumerà più di 3 dipendenti, niente Tari anche per i prossimi 10 anni. L'Università di Foggia continua a collezionare premi e riconoscimenti. Il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, diretto da Lorenzo Lomuzio, è stato inserito nella lista dei 180 dipartimenti italiani ritenuti di eccellenza dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. La selezione è avvenuta sulla base della fattibilità dei progetti di ricerca presentati. Il finanziamento integrativo destinato al Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale ammonta all'incirca 7.980.000 euro, di cui 2.750.000 saranno destinati alla costruzione di un nuovo centro contenente aule e laboratori di medicina, proseguendo quindi nella modernizzazione ambientale e tecnologica del polo biomedico Emanuele Altomare di Via Napoli. Il resto del finanziamento, come da indicazioni ministeriali, sarà destinato all'assunzione di nuovo personale docente e all'upgrade di quello già in servizio. Un risultato di assoluto prestigio se si tiene conto del fatto che i dipartimenti ammissibili al finanziamento potevano essere solo 13 e il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale dell'Università di Foggia si è posizionato quarto in questa speciale graduatoria, superando dipartimenti che appartengono a prestigiosi e storici atenei italiani. Sabato 13 l'Auditorium Santa Chiara ospita l'eclettico musicista Giovanni Sollima per inaugurare la quarta edizione di Musica Felix della Fondazione Apulia Felix. Sollima è un violoncellista che si unirà alla formazione della Puglia Cello Solist per presentare un concerto che spazia dal pop al rock, dalla classica all'etnica. Sarà interessante ascoltare questo mix musicale eseguito da una formazione tutta di violoncelli. Sabato 13 Fabrizio Bosso con i Blue Mocha per la riapertura del Cinema Teatro Cicolella, una leggenda, il Cicolella che ha in serbo una serie di iniziative e spettacoli che sicuramente porterà la struttura agli splendori degli anni passati. Una leggenda, Fabrizio Bosso, che tra rhythm and blues, funk e jazz regalerà agli spettatori una serata memorabile. Alla Contemporanea Galleria d'Arte di Foggia, sabato 13 si inaugura una rassegna dedicata a Renato Guttuso, che attraverso 30 opere racconta la storia della società italiana vista e vissuta da uno dei maggiori artisti dell'arte contemporanea internazionale. La mostra si potrà visitare fino al 4 febbraio. Sabato 13 e domenica 14 il Teatro Regio di Capitanata ripropone A Sconsolata del trio Norillo Mancini Colecchia della compagnia Inarché. Il racconto è calato in una Foggia degli anni 50-60, quando addolorata che vive in un quartiere popolare riceve la visita del liquidatore di un'assicurazione che deve valutare la somma da consegnare per la scomparsa del marito deceduto. Ovviamente viene coinvolto l'intero quartiere per una simpatica serie di situazioni tutte intorno alla sconsolata addolorata. Sabato e domenica riprende l'attività al Piccolo Teatro Impertinente con il Circo Magico, inscenato da una compagnia polacca e dedicato alle famiglie. È il racconto di un incontro tra due mondi diversi, un vecchio clown che ha lasciato il circo e un giovane che ambisce a diventare clown. È la valigia del vecchio clown che sarà al centro di questo spettacolo dedicato alle famiglie. Fino al 2 febbraio sarà ancora possibile visitare il Museo Civico Fiorelli di Lucera con Babbo Natale. È stato il successo dell'evento, partito nel periodo natalizio, a far scattare la decisione di continuare attraverso i momenti ludici la conoscenza e l'interesse verso la storia del territorio. Al Teatro Giordano, domenica 14 gennaio, Mangia Disc con Alessandro Crocco, Carlo Durante e Silvia Ricciardelli. Mangia Disc è uno spettacolo contro la paura e la solitudine che due bambini possono provare se temono di essere
essere abbandonati. Uno spettacolo sul tempo che passa, sul rapporto tra fratelli, con una nonna che invecchiando torna bambina. Ricordi e atmosfere magiche per uno spettacolo dedicato alle famiglie.